Bene, buongiorno ai colleghi e alle colleghe. Siamo in parte avvantaggiate, Patrizia Gabriele ed io, perché siamo all'ultimo giorno e quindi abbiamo già visto un po' come funziona. E al contempo però la professoressa Gabrielli questa mattina e anche oggi pomeriggio è da sola e quindi ha in sé un peso forse un poco più grande di quello dei colleghi che l'hanno preceduta. Abbiamo ragionato di tolleranza e intolleranza, convivenza e coesistenza, e abbiamo visto il primo giorno con questo fuoco rispetto alla parola religione, ieri stranieri, oggi genere. E anche qui la tua difficoltà è maggiore, perché mentre nelle giornate precedenti avevamo chiaramente declinato l'intolleranza verso, qua anche il titolo è parzialmente mutato, perché appunto è genere tra parità e nuove intolleranze. Antonio Brusa ha detto che saremmo proiettati direttamente nel presente. Il nostro sguardo, le nostre professioni non ce lo consentono, perché abbiamo bisogno, come sempre, di buttare uno sguardo all'indietro e di alcune premesse di ambito per chiarire, per poter lavorare meglio insieme. Allora, la prima domanda a Patrizia Gabrielli è perché, forse in che modo, il genere può essere una categoria utile per ragionare su tolleranza, intolleranza, o meglio, per cogliere le possibilità di civile convivenza. Grazie Luciana, buongiorno a tutti e a tutti, e intanto un ringraziamento per avermi invitata. Sono state delle giornate molto molto belle, molto intense e di scambio, e quindi vi sono grata per tutto il lavoro che avete fatto, perché so che una summer school richiede mesi e mesi di lavoro per poter giungere a questi risultati. Allora, io ho bisogno di fare una piccola premessa per capire perché il genere può essere utile per ragionare sul tema della tolleranza, e cioè dire che riconoscere le differenze e la loro natura di costruzioni culturali è a mio avviso un passo importante per giungere alla costruzione appunto di una democrazia che include la tolleranza. La tolleranza così come l'abbiamo declinata in questi giorni, ovvero come convivenza. Perché questo? Perché riconoscere le differenze vuol dire, per certi versi, andare a cercare anche quelle somiglianze, e cioè superare la visione dell'altro, con le lettere maiuscole e tra virgolette, come alterità, altro da sé. La differenza invece è un fattore capace di aprirsi all'altro, e dunque può produrre una contaminazione. Ovvero, se noi partiamo dal riconoscimento delle differenze, non come qualcosa di negativo, ma di positivo, se noi guardiamo alla pluralità, possiamo intraprendere un percorso che ci trasforma in soggetti appunto aperti, pronti per certi versi alla condivisione. Allora, fatta questa premessa, il genere cos'è? Il genere richiama quelle che sono le espressioni culturali riferite appunto alle differenze del corpo, quelle differenze immediatamente percepibili, forse una delle prime differenze che noi cogliamo, no? Nella nostra diciamo, formazione, nella nostra maturazione. Ci indica la presenza di diversi gruppi gender a partire dal maschile e dal femminile in un determinato contesto. Ci dice però, questo è un dato importante, che queste differenze non sono dovute a natura, non sono un semplice dato biologico, ma sono delle costruzioni,
Dunque sono dei prodotti storici. Essere uomo, essere donna, mutano nel tempo. Allora, cosa ci dice? Non solo che la nostra stessa identità di genere è una costruzione, ma che cambia, che può cambiare. E la storia ci fa vedere come nel tempo ci sono stati dei continui slittamenti dei ruoli di genere. E sono andati appunto cambiando. Quindi la differenza, le differenze di genere non sono qualcosa di fisso e di immutabile, ma cambiano. E questa è la chiave per capire come tutte le altre differenze cambiano in contesti storici, sono delle costruzioni, ci sono delle che si basano appunto poi su degli stereotipi. La storia di genere ci può aiutare a capire proprio a partire da queste costruzioni culturali come si possono decostruire gli stereotipi. Il genere, dico soltanto questo che mi fermo, non significa quindi semplicemente uomo-donna, no, è un sistema che definisce il maschile e il femminile, che sono il rapporto tra loro, e anche dei meccanismi di inclusione ed esclusione da determinate sfere, da determinati ambiti. Poi questo lo vedremo meglio nel pomeriggio, magari torno su questo concetto appunto del genere. È un principio ordinatore delle società. Nel momento in cui io dico che il genere definisce i modelli, dico che affida compiti, funzioni, crea aspettative sociali poi sui soggetti in carne e ossa, gli uomini e le donne. E dunque questo sistema poi si riflette nella organizzazione della società. Per questo possiamo dire che le società sono sessuali. Dunque parlare di storia di genere non significa semplicemente parlare delle donne, della presenza delle donne negli scenari della storia, come mi sembra poco. Ma significa andare a ricercare come questi modelli cambiano nel tempo e come questo si riflette nell'organizzazione della società. Sì, ti ringrazio per questa prima risposta che credo abbia davvero delle coordinate importanti per il nostro lavoro di questa giornata. Allora, individuato quindi il fatto che uno degli strumenti, una delle chiavi che abbiamo fra le mani stamane è il genere come principio ordinatore della società, adesso abbiamo bisogno di vedere questo principio ordinatore della società come ha lavorato nel Novecento. Ti chiederei quindi, rispetto al tema che ci sta a cuore, la parola che usiamo a questo punto è decisamente convivenza, come hanno lavorato i movimenti politici delle donne nella prima metà del Novecento fino agli anni 60 almeno? C'è stato un principio, non so, mi viene in mente quello della solidarietà, che è stato centrale? Sì, appunto. Ieri Nicola Labanca ha affermato che il tema della tolleranza non rientra molto, diciamo, nella storia del Novecento, anche se io vado cioè non è inteso, perlomeno non è più inteso così come era stato nel momento in cui su questo principio, su questa categoria si è cominciato a ragionare, no? E in particolare forse il momento di maggiore attenzione a questo tema tolleranza c'è stato proprio, come diceva Nicola, negli anni appunto delle guerre di religione eccetera, ma poi in certo modo tutto il pensiero femminista. E sebbene appunto Salvatore Vega scrive che da sempre il tema della tolleranza ha implicato un principio di convivenza, questo era già in luce questo discorso anche nei secoli appunto precedenti. Il tema, diceva ieri Nicola Labanca, sono d'accordissimo con lui, per i movimenti delle donne non è tanto tolleranza, ma sono diritti e libertà. Soprattutto il tema appunto dei diritti,
è centrale, a partire dal suffragio fino alla declinazione di diritti sociali. In questo quadro, diremmo, si sviluppa quella che è la nascita e la storia dei movimenti delle donne, i quali hanno lavorato, vedremo poi diverse fasi storiche in occasione, cercando di scalfire la esclusione di una parte del genere umano dalla cittadinanza, dai diritti, e via dicendo. Ora, quando parliamo quindi di movimenti delle donne e della loro azione, teniamo conto verso chi questa azione era rivolta, cioè le donne, dobbiamo tenere presente che parliamo di soggetti che non erano tollerati in qualche maniera nell'ambito della sfera pubblica. Quindi tutto il lavoro è stato fatto per includere in qualche maniera le donne nella sfera pubblica, ma non si sono limitate ad una semplice inclusione, ma hanno immesso dei propri valori. E il tema della solidarietà è un tema centrale in tutta la storia del movimento delle donne, non soltanto in Italia, ma potremo vedere come si sviluppa anche nelle altre realtà, a partire da quella realtà dove i movimenti femministi nascono prima che nel nostro paese, negli Stati Uniti e in Inghilterra. Si sviluppa non soltanto attraverso una elaborazione, diremmo, politico-teorica, ma anche attraverso delle pratiche sociali, cioè degli interventi, noi oggi diremmo, nel territorio, attraverso un'azione che potremmo definire di volontariato, io la definirei di impegno civile, cioè lo sviluppo di pratiche sociali, di pratiche di solidarietà, che sono rivolte alle donne, ai bambini e più in generale appunto alla popolazione, cercando di dare delle risposte là dove lo Stato non interveniva e cercando di prefigurare attraverso queste pratiche sociali un nuovo modello di Stato e di società basato appunto sulla solidarietà che vuole come primo passo il riconoscimento l'uno dell'altro e la collaborazione, cioè l'empatia, senza empatia non c'è neanche solidarietà. Questo è un percorso che il movimento ha sviluppato con anche momenti di discontinuità e diciamo anche prestando attenzione più ad alcuni soggetti ad altri, almeno fino agli anni 60 del Novecento, cioè tutta la pausa, ovviamente la interruzione del piano del fascismo. Negli anni 70 non c'è stato un nuovo scenario e quindi cambiano anche le pratiche dei movimenti delle donne. Grazie. Ecco, allora, gli anni 70. Se io penso agli anni 70, che per molte colleghe sono stati degli anni centrali nella nostra formazione e nel nostro diventare le donne che adesso siamo, mi viene subito in mente, mi vengono subito in mente delle, chiamiamole, istanze intolleranti presenti nel mondo femminista. Ecco, io penso ad esempio ai rapporti che, o al modo in cui guardavamo all'UDI. C'è stata una chiusura negli anni 70 da parte delle generazioni più giovani nei confronti di quella realtà. E allora si può darsi che fosse il desiderio di rompere con il passato per affermarsi, può darsi che fosse davvero soltanto quello che ogni movimento nella fase iniziale vede, cioè il fatto di pensarsi come nuovo nella storia, o ci sono degli altri elementi? Grazie Luciana. Allora, questo è un tema sul quale bisogna ancora molto lavorare, nel senso che noi abbiamo già della produzione rispetto alla storia dei movimenti delle donne in diverse fasi storiche e anche su quello che viene definito neofemminismo, parlerei più di neofemminismi, vista la varietà
delle espressioni del movimento delle donne nel corso degli anni, fino agli anni 60 e anni 70, ma devo dire che è una storia che a lungo è stata letta in una chiave, diremo, più politica. E questo va in qualche maniera collegato, connesso, a quelle che sono le origini della storia delle donne nel nostro paese e anche altrove. La storia delle donne, come la storia di genere, nascono da una domanda politica. E la domanda politica è quella del movimento delle donne che intende, per certi versi, non solo rompere con una narrazione uniforme e omologata di passato, che si presume essere neutra, ma non è neutra. È stata una narrazione maschile che ha escluso una parte delle protagoniste comunque del passato, che non sono donne, ma quei soggetti che non rispondevano a quel determinato modello. Dunque, essendo una storia che nasce da una domanda politica insieme al movimento, una storia che in una prima fase tende per certi versi a legittimare, è una storia che ha una funzione legittimante. Questo non succede solo con il movimento delle donne. Allora, quali sono le domande che questa nuova generazione di storiche femministe, forse possiamo dire se non proprio la prima generazione, quasi, perché poi le donne che partecipano al movimento femminista sono in Italia sostanzialmente forse la prima generazione che ha avuto un accesso così massiccio all'università, all'istruzione, che dicevo, non in passato questo non c'è. Quindi sono donne del movimento che hanno degli strumenti per studiare appunto la storia, la letteratura, e rileggerla, le scienze, e rileggerla in un'altra chiave. Le domande che si pongono allora sono le domande del movimento, quelle che il movimento vive. E uno dei punti fondamentali che caratterizza la storia del movimento degli anni 70 non solo è il tema della sorellanza. Quindi si va a cercare, soprattutto nel passato, ovviamente sto schematizzando molto, anche per ragioni di sintesi, ma anche per arrivare subito ai concetti, si va a ricercare quella che è la capacità di alleanza tra le donne, la sorellanza, eccetera, e meno si mettono in risalto le differenze tra donne. E qui si deve accendere una lampadina rossa sui rischi di questo. Perché noi andiamo da un lato a valorizzare la differenza, non le differenze, quindi rischiamo di cadere ancora una volta in una visione, come dire, essenzialistica. Allora non ci sono più le donne, cioè la donna, proprio quello che noi volevamo mettere in discussione abbattendo, decostruendo, scusatemi, stereotipi. Quindi il problema della intolleranza o inadeguatezza dei movimenti delle donne rispetto all'esterno, alle altre, e rispetto all'interno, è in gran parte da studiare. Va detto però che per quanto riguarda il movimento dei primi Novecento c'è stato uno studio molto importante di Margherita Buttafuoco su un'esperienza, una di quelle pratiche sociali di cui, alle quali accennavo prima, che è l'asilo Mariuccia a Milano e le Mariuccine, e lì si vede la difficoltà di questo movimento che vuole essere solidale con le altre, ma poi fatica nel riconoscimento delle altre, le vede distanti, cioè c'è anche una, come dire, la volontà, diremmo, politica di uniformarsi per certi versi al modello, di questo modello della donna nuova che si va affermando tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Quindi questa è più intolleranza, forse inadeguatezza. Per quanto concerne il femminismo, siamo in un quadro diverso. Sì, indubbiamente ci sono state delle
Sì, parlerei qui di vera e propria intolleranza nei confronti di lui, e di lui, ma anche del Centro Italiano Femminile, no? Delle donne cattoliche, cioè di quelle donne impegnate in politica che avevano portato avanti un discorso sulle emancipazioni, sui diritti, ecco, vengono non solo criticate, ma c'è un atteggiamento di rottura. È una rottura che nasce da fattori sia politici che generazionali, perché sono due generazioni diverse che faticano in qualche maniera a confrontarsi. E poi c'è l'altro dato che tu accennavi, Luciana, e cioè la domanda: è un movimento che sta nascendo? I movimenti alle origini sono movimenti, cioè un movimento che va alla ricerca in qualche maniera di una propria identità, ha bisogno quindi di caratterizzarsi. Guardate, questo nel femminismo è molto forte, questa ricerca di una soggettività, ecco, del movimento, si concentra molto su questo. Noi lo vediamo anche in quella che è l'autorappresentazione collettiva che il femminismo dà di sé. È stato un movimento di massa, le protagoniste avevano bene la consapevolezza che il discorso politico passa attraverso le parole, ma anche attraverso i simboli, la ritualità, e forse è il primo movimento che adotta in una maniera così forte un modello proprio di autorappresentazione che va dai colori. Voi pensate ai colori: rosa, viola, quando mai? C'era stata nella tradizione delle diverse famiglie politiche questo colore nel modo più assoluto, e poi c'è un rovesciamento rispetto al colore rosa, anche come viene adottato. Quindi anche gli abiti. Quindi leggevo, mi posso trattenere un altro momento su questo? Leggevo giorni fa un diario, poi sapete, la storia è fatta, no, di le grandi idee, i concetti, le teorizzazioni politiche, le pratiche, oggi sono i soggetti in carne ed ossa della storia. E da questi non si può prescindere, anche per non cadere in modelli e categorie rigide. Se noi, allora, leggere i diari, le memorie, può essere molto interessante, non solo per vedere come poi ci si discosta da alcune categorie, ma ora nel caso di cui stiamo parlando, i simboli, i colori, gli abiti utilizzati anche come veicolo per la circolazione di un discorso politico e di un'identità, ecco, possono farci capire molto su come i soggetti vivono la politica, la interpretano e come partecipano. Leggevo giorni fa dei diari dell'Archivio Diaristico Nazionale di Piazza Santo Stefano. Ora scusatemi, siccome non ho letto tanti il nome e cognome degli autori, non me lo ricordo. E una donna raccontava il femminismo e insisteva molto sul fatto che indossava gonne a fiori, scarpe senza tacco, eccetera, cioè tutto un discorso anche di autorappresentazione e di rottura rispetto al modello femminile. Quindi questo per dire che nella fase nascente, Alberoni scrisse un saggio su questo molti anni fa, molti movimenti si concentrano nella costruzione della propria identità, e noi abbiamo visto con le Re Morti, e ce lo insegna anche Amartya Sen, come insistere su questo discorso dell'identità può farci smarrire per certi versi la relazione con l'altro, può degenerare. Quindi con lui il rapporto è stato molto conflittuale.